Amici di Radio Mater, trasmettiamo ora in diretta dai nostri studi Volti di Speranza, rubrica cura della Fondazione Santina. Conduce in studio il giornalista Enrico Viganò. Titolo della serata: Azar, la mamma jazzida schiava del Daesh. Buongiorno, scusate, buonasera. E cominciamo già con una pecca, uno sbaglio. Buonasera e innanzitutto buon anno a tutti gli amici di Volti di Speranza. Questa sera, il tema di questa sera è un tema impegnativo. Parleremo di Azar, di una mamma jazzita, come ha detto il nostro Massimo dalla regia, che è stata schiava del Daesh. Buonasera anche al nostro Roberto. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori. In queste giornate di festa, di Natale, del nuovo anno, speriamo proprio che avete passato in allegria e anche in preghiera, milioni di iracheni e anche musulmani sono scesi per le strade, nelle piazze, a celebrare le ricorrenze, non solo a Natale, ma anche per la fine dell'anno. In molti sono usciti per le strade, non solo giovani, ma famiglie intere, unite in un clima di gioia e di felicità. E a dire questo è Monsignor Luis Rafael Sacco, arcieparca metropolita di Baghdad dei Caldei, presidente dell'Assemblea dei Vescovi Cattolici dell'Iraq. E questa è una dimostrazione importante che dopo anni, per la prima volta, per il primo anno, finalmente i cristiani hanno potuto celebrare la festività, le feste di Natale e di Capodanno in serenità.
Le feste di piazza non hanno riguardato solo Baghdad, ma hanno interessato altri centri di primo piano, fra cui la città santa sciita Najaf, la stessa Mosul, dove i cittadini hanno innalzato un albero di Natale alto quasi 10 metri. E ancora a Kirkuk, a Bassora, nel sud dell'Iraq. Il clima di gioia e di festa è stato confermato anche dal rapporto ONU di questi giorni, secondo cui per la prima volta da diversi anni in un mese, e il riferimento è al mese di dicembre, non si sono registrate vittime a Mosul per attentati o episodi violenti di matrice estremista. La situazione sta migliorando, ha confermato il patriarca caldeo, e si vede una reazione comune contro violenze e terrorismo. Anche le autorità sunnite hanno preso una posizione comune e forte in difesa e a favore dei cristiani, invitando i cittadini a fare gli auguri ai cristiani per la festa. Sembra davvero un'occasione di unità e di riconciliazione. Insomma, queste feste di Natale hanno portato, almeno sembra, e almeno speriamo, un po' di pace e di serenità in una terra martoriata da troppi mesi, da troppi anni di guerra, a cominciare dall'estate del 2014, quando le regioni dell'Iraq furono aggredite dalla soldataglia del califfato, sterminando, violentando, uccidendo migliaia di persone, cristiani in primis. È in questa realtà che si colloca la storia che vogliamo raccontare questa sera qui a Radio Mater, nella rubrica Volti di Speranza. È la storia di Azar, una donna yazida resa schiava da Daesh. Ma lasciamo la parola al nostro Roberto Losa, consulente editoriale di Velar Marna, che ci presenterà il libro Azar. E ci presenterà anche stasera gli ospiti che avremo in collegamento fra qualche istante. Buonasera a tutti. Siamo proprio in Iraq e l'introduzione di Enrico ci ha già introdotto nel tema di questa sera. Dove siamo e quando siamo? Fondazione Santina incontra la protagonista del nostro libro, del nostro viaggio, nell'agosto del 2016. La incontra nel campo profughi di Dawidiwa. Chi ha seguito le precedenti trasmissioni ha capito e sa già cosa vuol dire un campo profughi. Questo non è grande come quello di Dadaab, che abbiamo conosciuto un mese fa seguendo le orme di Monsignor Joe. È molto più piccolo, 6.000-7.000 profughi lì ricoverati nel 2016, e siamo al nord dell'Iraq, siamo nel Kurdistan iracheno. Tanto per darci quattro riferimenti geografici, Mosul è a un poco più di 100 km a sud, quindi agosto 2016 le truppe, chiamiamole truppe, dell'ISIS sono ancora serragliate a Mosul e imperversano nella zona. 180-100 km più a nord c'è il confine turco. Qui Fondazione Santina incontra Azar. Azar è una donna di oggi ha 31 anni, quindi è dell'86, sì. E anche se guardando l'immagine della copertina del libro sembra ancora più giovane, sembra proprio una ragazzina. È una mamma di tre figli che viveva nel Sinjar, che è poco più a sud rispetto a Douk, rispetto a Dawidiwa, dove si trova nel momento in cui Fondazione Santina la incontra. Nel Sinjar c'è l'offensiva degli uomini di ISIS che
la catturano insieme a tutta la sua famiglia, donne vengono divise dagli uomini e del marito di Azar non se ne sa praticamente più nulla. Lei è una ragazza yazida, quindi come tutte le yazide, diciamo emarginate tra le emarginate, mentre alle donne musulmane non di fede molto rigida e alle donne cristiane viene chiesto di convertirsi, le yazide vengono considerate proprio come delle prede di guerra, perché sono delle eresiarche, delle infedeli, e quindi anzi la stessa mentalità, la stessa religione, se vogliamo, promossa dagli uomini di Isis, vedono nella loro schiavitù un motivo di vanto, anzi un obbligo quasi. Azar, con i suoi tre bambini, con la suocera, viene appunto catturata dagli uomini dell'Isis e viene schiavizzata in questo enorme come capannone dove vengono raccolte queste ragazze, che vengono sistematicamente violentate, percosse e vendute come schiave. Lei ne esce tutto sommato abbastanza bene, nel senso che nonostante tutte queste sofferenze, nonostante la morte della suocera, donna molto energica che provoca le ire dei suoi carcerieri che finiscono per ammazzarla a bastonate, riesce poi a fuggire e si ricovera nel campo di Dawidiwa. Siamo nell'agosto del 2016. Dall'agosto del 2016 ad oggi, però, e l'abbiamo potuto seguire anche banalmente attraverso i telegiornali, le cose sono cambiate e sono cambiate molto. Per capire dove siamo oggi e che percorso ci si prospetta davanti, abbiamo i nostri due ospiti di questa sera. La nostra guida di sempre, Luca Collodi, caporedattore del canale italiano di Radio Vaticana, che penso probabilmente... Sì, credo che sia in linea. Che sia in linea. Buonasera Luca. Ancora con i profughi cristiani. Siamo in linea, Luca. Da Esch, quanto Luca? Dai paesi della... Abbiamo Cristina? La Rama. Rama. Forse non è ancora perfettamente in linea. Perché sono molto... Ecco, e poi, e poi anche Lorenzo Cremonesi. Lorenzo Cremonesi, buonasera Lorenzo. Lorenzo, ci senti? Buonasera a tutti, vi sento ecco, bene. Lorenzo Cremonesi è un vecchio amico, possiamo dirlo, vero Lorenzo? Dai tempi degli anni Ottanta, quando non ti chiamavi Lorenzo Cremonesi, ma ti chiamavi Loris. Per l'avvenire mi chiamavo Loris Cicogna. Loris Cicogna per avvenire, sì, per diversi anni. Lorenzo Cremonesi, prima di passare definitivamente al Corriere, ha iniziato, ha collaborato con la giornale Avvenire, lì abbiamo avuto occasione di conoscerlo da vicino e tutti i giorni ci martellava, lo possiamo dire, ci martellava con articoli sulla intifada di allora, e dopo tanti anni ci siamo rincontrati. Lorenzo, ecco, Roberto ti deve chiedere innanzitutto una cosa e poi anch'io ho una domanda, in attesa che venga ripristinato la linea con Luca Collodi. Sì. Sì, buonasera Lorenzo. Lorenzo Cremonesi è legato alla nostra esperienza di Volti di Speranza da direi due aspetti particolari. Azar è il primo libro di questa collana. Lorenzo Cremonesi firma la prefazione, quindi le prime parole di Volti di Speranza sono di Lorenzo Cremonesi. È bellissimo. No, anche perché mi sembra che ci sia nella tua prefazione un po' il nocciolo della questione. Nelle ultime righe tu dici: questi sono racconti e solo registrandoli e testimoniandoli potremo attrezzarci per il futuro, capire e aiutare a capire le sfide che ancora ci aspettano. E questo mi sembra un bel programma per una piccola collanina come la nostra.
Sicuramente. Io sono stato contattato da Luigi, che è un super attivo, prorompente, che ha viaggiato negli stessi territori dove lo Stato, fin dall'inizio del fenomeno ISIS tra Mosul e Erbil, e l'osservazione che feci subito quando mi propose questa piccola prefazione, che veramente sono due paginette, fu l'idea che comunque sia importante, non importa il mezzo, ma è importante sempre testimoniare, raccontare, andare sul posto. E il valore di questa pubblicazione è che è una pubblicazione davvero dal campo, come ahimè si fa sempre di meno, pensando erroneamente che internet e i nuovi media si possano in qualche modo prendere il posto della realtà vissuta dal campo. E quindi accettai subito, anche perché sentì dalle parole di Don Luigi una passione, un bisogno di esserci che davvero sono encomiabili. E quindi quest'idea che comunque Azar è un racconto drammatico che ci ricorda, tra l'altro sono passati solo 3 anni, siamo nel 2017, Mosul è del 2014, e rileggendo e riascoltandovi anche le vostre parole nella presentazione di questo programma, mi vengono in mente il nostro sbalordimento. Io mi ricordo, arrivai prestissimo a Mosul, prestissimo, direi verso già ancora prima della caduta ufficiale, quando ancora si stava combattendo, verso l'8 o il 9 di giugno del 2014, e mi trovai davanti a questi masse di pellegrini, di profughi, che di pellegrini, di profughi, di poveracci, tra loro tanti cristiani, che raccontavano storie letteralmente incredibili. E ormai, essendo tanti anni che vado nei campi di battaglia, essendo abituato a quest'idea che nel turbinio della guerra una delle prime vittime è la verità, e cioè tutti esagerano, tutti sono presi dai loro mali, esagerano il numero dei morti, il numero delle distruzioni, davvero feci fatica a capire la gravità dei fatti che ci stavano di fronte. Ci vollero giorni perché la gente mi ripetesse continuamente, e il dramma di Azar, che poi è il dramma degli yazidi, specialmente delle donne yazidi, poi gli yazidi occur, perché come voi dite giustamente il marito di Azar sparisce, ma il marito di Azar purtroppo è uno delle migliaia di yazidi uomini uccisi nelle primissime ore dell'arrivo degli uomini del califfato, i quali prendevano le donne, prendevano i bambini piccoli sperando di convertirli e di renderli a loro volta jihadisti, a loro volta loro guerriglieri. Le donne diventavano donne di piacere, schiave del sesso, ma gli uomini venivano metodicamente assassinati. Ecco, Lorenzo, Luca, mi dicono che è in linea adesso. Sì. Allora sono qua. Eccolo, Luca. Sì, Luca. Buonasera a voi, grazie. Ecco. Buonasera Luca. Buonasera Luca Collodi, capo redattore del canale italiano di Radio Vaticana. Lasciamo appunto la linea a Luca per l'intervista a Lorenzo. Sarebbe interessante anche capire chi sono questi jazzisti. Questo anche perché non sono cristiani, vero? No, credo proprio di no. Intanto Cremonesi, buona serata, grazie, ci sentiamo per telefono, ma credo che l'argomento sia molto interessante. Cremonesi, visto anche che è stato citato l'ultima frase che lei ha scritto nell'introduzione di Azar, sì. C'è una riflessione più generale che vorrei fare. Noi stiamo parlando di ISIS e di sofferenza dei cristiani in Iraq, ma spesso l'ISIS è intervenuto anche in Siria, in tante altre realtà. La sensazione, Cremonese, lei è un signor inviato, quindi ci può dare un aiuto anche con una ottima riflessione, è che talvolta noi giornalisti ci siamo, davanti a questi fatti, a queste evenienze, trasformati un po' in tifosi, e leggendo le cronache di quello che è successo in Iraq, in Siria, eccetera, la sensazione è che si andasse in qualche modo quasi a tifare ISIS, ad esempio in Siria contro Assad,
in Iraq attraverso altre situazioni. Cioè, si sia persa un po' davanti a questa guerra la strada della prudenza e della verità, con i giornalisti che anziché informare in qualche modo diventavano tifosi. Ora, forse la mia è un'analisi un po' cruda, assolutamente cruda. Lei cosa ne pensa? Ma è una domanda complicata. I giornalisti, chiaramente, quando poi arrivano sul campo e sono giornalisti onesti, poi si fanno prendere dalle cose che vedono e magari lasciano da parte i pregiudizi che avevano leggendo le agenzie, guardando i video e tutto quello che appare stando lontani, stando nei loro uffici a casa. Però qui ci sono due aspetti. La prima è quello che è anche nel libro di Bignami, cioè l'orrore, prima lo stupore. Cioè, noi, mi ricordo, vi parlo proprio in prima persona, perché io tra i primissimi, poi quell'agosto, giugno, luglio, agosto, rimasi sempre lì, rimasi sempre a Erbil, rimasi tra Mosul e Erbil, arrivai a Mosul quando Mosul era ancora in pieno combattimento e gli stessi curdi mi dissero vai via perché qua noi stiamo perdendo, dobbiamo ritirarci. E poi mi vidi arrivare le prime ondate di profughi, le cose terrificanti, incredibili, medievali, la richiesta della tassa islamica ai cristiani, l'obbligo agli uomini di convertirsi e alle donne, la rapina metodica e poi appunto il dramma degli yazidi, che fu un dramma incredibile, ancora adesso quando uno si ricorda quello che è stato, è bene dirlo, è bene ripeterlo quello che è avvenuto. Però poi ci fu, e questo veramente, e anche qui io non mi tiro indietro, a cercare di spiegare ISIS, perché o noi raccontiamo i criminali, i terroristi, come gente arrivata così dalla luna che di colpo si mette a rendere schiave le donne yazide, a obbligare i cristiani alla conversione e a derubarli, a distruggere i siti archeologici, però bisogna anche capirlo. E allora qui viene la mia conoscenza dell'Iraq e della Siria, ormai decennale. Io mi sono seguito tutta la guerra del 2003, ho visitato l'Iraq di Saddam Hussein negli anni 90, ancora ero in Iraq nel 90-91, al tempo della prima guerra del Golfo. E qui viene fuori il grosso problema che si scatena nel 2003 con l'arrivo degli americani, cioè il problema della persecuzione sunnita, che vede prima manifestarsi il terrorismo, la reazione in Al-Qaeda, perché non dimentichiamo che prima di ISIS arriva Al-Qaeda, e poi questo grosso sostegno, perché non bisogna dimenticare che c'è una parte della popolazione irachena e siriana sunnita che vede in ISIS un elemento partigiano, un elemento di resistenza, ma qui non si tratta di tifare, si tratta di cercare di capire, si tratta di comprendere. Non sarebbe stato così importante ISIS, non avrebbe resistito così a lungo, non dimentichiamo il tipo di opposizione che ha avuto, cioè l'esercito siriano, la Russia, l'Iran e poi dalla parte di qua l'Iraq, gli Stati Uniti, una parte della cosiddetta coalizione alleata guidata dagli Stati Uniti, ma che vedeva la Giordania, l'Arabia Saudita partecipare attivamente, poi i paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, che in qualche modo forniva addestramento, ognuno al suo, gli inglesi di più, gli italiani di meno, i francesi di più, insomma una grande coalizione, e ISIS resiste. Perché resiste? Come mai ci hanno messo così tanto tempo? E come mai ancora adesso ISIS ha delle radici? Lo racconto proprio la questione di poche settimane fa, di due mesi fa, quando era a Mosul e poi a Raqqa, perché una parte della popolazione sta con loro. E dobbiamo capire questo risentimento sunnita, questo grosso rabbia che ha visto la marginalizzazione dell'elemento della minoranza sunnita in Iraq e la persecuzione della maggioranza, perché stiamo parlando del 75-70% della popolazione siriana che è sunnita, da parte della minoranza alawita che sta con gli sciiti, insieme alla Russia, all'Iran, cioè, e all'impotenza dell'Occidente. I crimini metodici compiuti dal regime di Bashar Assad sono incredibili ai danni della popolazione che si ribella. E quindi cercare di capire questo fenomeno ISIS, che chiaramente poi prende una sua deriva, ma attenzione, quando io dico sempre questo, noi abbiamo letto le primavere arabe come culla del terrorismo, ma io sostengo, e non sono il solo, sono tanti intellettuali tunisini, algerini, arabi in generale,
scrivono che in realtà l'ISIS e il terrorismo nascono dalla repressione. Cioè, Al-Sisi in Egitto sta creando le basi per una nuova Al-Qaeda in Egitto. La persecuzione metodica di chiunque non stia con il regime crea poi dei mostri. E Bashar Assad, che adesso ha vinto, ma non ha vinto per le sue vittorie, per i meriti suoi, ma perché è stato sostenuto dalla Russia, è stato sostenuto dall'Iran, è stato aiutato da elementi esterni, sta creando le basi per un nuovo malcontento popolare. Quando tu hai 10 milioni di profughi in un paese di 25-30, un terzo della popolazione che scappa dai tuoi militari, hai un problema in casa. E quindi ISIS non è solo, ahimè, il terribile terrorismo che abbiamo visto, quello che Don Luigi Bignami racconta, io raccontavo, non è solo la persecuzione di Azhar, è che questa gente, questi fenomeni dell'estremismo islamico nascono da una gravissima persecuzione interna che poi causa il malcontento, che poi fa vincere, in un momento di repressione, fa vincere gli elementi più estremisti, più pericolosi, che poi vengono a destabilizzare anche e a colpire anche nelle nostre case. Cremonesi, una domanda: quanto le potenze straniere hanno responsabilità nell'aver in qualche forma sostenuto ISIS a fini di controllo politico ed economico sull'area? Ma qui allora, ISIS, prima di tutto bisogna ricordare il grande, gravissimo, clamoroso errore americano dell'invasione dell'Iraq. E qui non è un sostegno, non è che gli americani di Bush e prima di lui Clinton abbiano sostenuto gli elementi estremisti sunniti. E no, certamente non c'era nel piano dell'invasione americana in Iraq l'idea di costruire Al-Qaeda e poi ISIS in Iraq, come non c'era quando gli americani invasero l'Afghanistan aiutando gli elementi jihadisti contro i russi nel tempo della guerra fredda. Però qui ci fu un errore clamoroso, il fallimento del capito che Saddam Hussein era un criminale di storia, attenzione, nessuno difende Saddam, ma certamente non ha nulla a che vedere con Al-Qaeda, con l'11 di settembre 2001, eccetera, eccetera. Quindi questo, diciamo, indirettamente l'invasione americana in Iraq crea le basi per un movimento di grande cambiamento in Iraq e la vittoria sciita, quindi la vittoria degli elementi filo iraniani, della maggioranza comunque sciita, perché non bisogna dimenticare che Saddam Hussein dominava in Iraq una minoranza, grazie a una minoranza, contro la maggioranza sciita e contro la minoranza curda. E quindi questo è stato il primo elemento che ha gravemente destabilizzato l'intera regione. Dopodiché, quando si comincia, perché ISIS ha due anime, ha due matrici. Una matrice è certamente la matrice madre, che è irachena. ISIS esisteva già, anche se non si chiamava ISIS, comunque un movimento popolare estremista sunnita legato all'Al-Qaeda, perché stava diventando diverso dall'Al-Qaeda, cioè il papà o la mamma di ISIS negli anni 2010-2009, mi ricordo quando ne parlai al mio giornale, sembrava che parlassi cinese, raccontai e dissi: ma guardate che esiste ormai un'entità transnazionale estremista sunnita sostenuta dall'Arabia Saudita in chiave anti-iraniana. E qui siamo veramente in un gioco più grande, perché questo è stato, per ritornare all'elemento della destabilizzazione americana, gli americani intervenendo in Iraq hanno poi dato il via a una serie di intromissioni, di interferenze dei regimi locali, in particolare di una lotta feroce tra Iran da una parte, che sosteneva gli sciiti, e l'Arabia Saudita dall'altra, che sosteneva i sunniti, per la spartizione, per il controllo dell'Iran. Ma poi qui c'è il secondo passaggio, ed è la Siria. In Siria, guardate, io lo so che è un elemento controverso, tra l'altro Arnan è un pubblico cristiano estremamente complesso, perché i cristiani in Siria indubbiamente
è un evento importante, delicatissimo, e io fossi cristiano siriano probabilmente farei la stessa cosa, e cioè hanno sempre sostenuto il regime di Bashar Assad. Il regime di Bashar Assad ha difeso i cristiani, che sono cristiani importanti, che hanno importanti ruoli negli apparati di sicurezza, negli apparati militari, negli apparati della repressione, stanno con il regime. Il regime è un regime che difende le minoranze e i cristiani stanno con chi difende le minoranze, consapevoli che una maggioranza sunnita comunque creerebbe problemi alla minoranza cristiana. Un po' come succede con i copti in Egitto. Ma la grossa questione è che quando comincia questa rivolta, che inizialmente non è una rivolta religiosa, cioè la rivolta siriana inizialmente è una rivolta che sull'onda delle primavere arabe nell'estate, nella primavera del 2011, chiede meno nepotismo, libertà, chiede democrazia, guarda l'Occidente, guarda l'Europa, figlia dei nuovi sistemi di globalizzazione, di internet, di Facebook, dell'informazione locale. Quella è la rivolta, che viene però rapidamente repressa in un modo tragico, in un modo clamorosamente violento. Violento vuol dire torture, vuol dire... È inutile che ritorni ai nostri lettori, chi segue il Medio Oriente conosce la famosa collezione César, queste terribili fotografie scattate nel carcere di Sabnaya e negli altri carceri del Mukhabarat, dei sistemi dei servizi segreti siriani in Siria. E questo crea la violenza. La violenza è l'inizio delle interferenze esterne, che vuol dire l'elemento sunnita. Io vi faccio questo esempio, e veramente potrei andare avanti a parlare per ore e ore, però io ero con le brigate di Erika e di Idlib. Idlib oggi è una cittadina bombardata dove ancora adesso stanno avvenendo le ultime stragi, perché ormai è finita tutto questo movimento rivoluzionario, è stato represso, ma ancora sta resistendo. E la milizia con cui stavo nella regione di Erika era pagata, finanziata, riceveva soldi e munizioni e armi da Hariri. Da Hariri, figlio di Rafik Hariri, assassinato in Libano, un leader sunnita assassinato in Libano nel febbraio 2004, se non erro, o 2005, non mi ricordo più. E lui, il Hariri Saad, che adesso ha avuto quella traversia, è andato in Arabia Saudita, insomma, molto figlio dei sauditi, aiutava, finanziava, dava munizioni e armi alla milizia con cui io stavo. Quindi già quello io ho avuto proprio un'esperienza diretta di interferenza sunnita, di un leader sunnita. E non a caso adesso l'Iran e gli sciiti, l'Iran in Libano, che sono maggioritari, vogliono fare la pelle a Saad Hariri, e gliela faranno probabilmente come l'hanno fatta al padre. Quindi vedete come in questo Medio Oriente, pieno di tensioni e di interferenze, nel momento in cui le superpotenze in qualche modo cessano di esercitare un monopolio della forza, come era al tempo della guerra fredda, nella sfida tra Stati Uniti e Russia per il controllo del Medio Oriente, dove comunque i giochi erano abbastanza cari, tu non interferisci nel luogo dove sto io, e tutto questo è venuto a cadere con la fine della guerra fredda, e comunque con l'invasione americana dell'Iraq certi meccanismi sono scattati, vediamo l'interferenza crescente dei poteri regionali locali. E naturalmente io non ho menzionato, ma devo farlo, parlando di interferenze esterne del sostegno a ISIS e comunque alle milizie sunnite più violente, il ruolo della Turchia è stato fondamentale, perché io mi ricordo ancora i passaggi di armi, di petrolio e di finanziamenti, il modo in cui quando c'è fu la grande resistenza di Kobane nel 2014, i turchi si voltavano dall'altra parte quando ISIS avanzava, ma facevano di tutto per bloccare la resistenza curda, che poi invece venne mediata dagli americani, eccetera, eccetera. Ma insomma, è chiaro che in questo Medio Oriente, dove non c'è più una chiara regola di giochi definiti come al tempo della guerra fredda, le potenze regionali, in particolare la sfida sciiti-sunniti, quindi Iran, Arabia Saudita, ha la maggiore, prevale.
questa è un'ampia riflessione cremonese sulla situazione del Medio Oriente, un'ampia e profonda riflessione che ci riporta al tema del libro, al tema di Azar, questa mamma yazita di etnia curda che lei poco fa ha ricordato. Ecco, abbiamo passato in rassegna le varie problematiche dell'area tra Iraq, Siria, Medio Oriente. Dobbiamo forse fare una riflessione più precisa per quanto riguarda proprio l'etnia curda, perché anch'essa si è trovata un po' nel mezzo, diciamo, di tutta questa vicenda che abbiamo raccontato. Qui stiamo veramente toccando l'ABC del Medio Oriente, l'etnia curda. Allora, i curdi sono minoranza per excellence, e i curdi si sono trovati loro malgrado in prima linea nella lotta, nelle regioni in lotta coinvolte nella guerra di contro ISIS, in cui ISIS avanzava. E i curdi, diciamolo subito, sono vittime e anche responsabili della loro dramma, perché da una parte minoranze hanno colto l'occasione per cercare di affrancarsi, proprio grazie al loro ruolo di guerriglia, di elemento armato in prima linea nella guerra con ISIS, sono state usate, sono state aiutate e usate dalle potenze, specialmente occidentali, perché sono comunque, hanno dei valori che ricordano i nostri valori, il rispetto per la donna, un certo sistema democratico, minoranza perseguitata, quindi ci piace, perché davanti alla crescita dell'estremismo musulmano, che accolgono, anche se qui con grandi difficoltà, ma insomma accolgono i cristiani in fuga dalla piana di Ninive. Io non posso che ricordare con l'animo caldo, con grande simpatia, il modo in cui questi maschi di poveracci, di nostri correligionari che scappano dalle zone prese da ISIS, vengono accolti nella zona di Erbil, nella zona di Sulimanie, di Zako, di Doruk, vengono sfamati, dove le organizzazioni internazionali possono aiutarli. Insomma, tutto questo, per chiunque sia legato in qualche modo al cristianesimo, è un elemento fondamentale, un elemento che comunque rimane di grande merito dell'elemento curdo. E in Siria anche, perché in Siria i curdi, io adesso sono stato proprio sulla zona sia di Mosul che di Raqqa al momento della caduta del califfato, in quelle due città che sono le città più importanti di ISIS, e i curdi hanno avuto la parte del leone. Però sono anche responsabili, specialmente i curdi iracheni, della loro debacle, della loro sconfitta, perché veramente adesso, diciamo, sono due realtà diverse, perché noi parliamo dei curdi, ma i curdi sono divisi tra Turchia, Siria, Iraq e Iran, quindi sono in ognuno di questi paesi, hanno delle realtà assolutamente composite, articolate, divise. Uno dei grossi problemi dei curdi sono state le divisioni interne, ma da sempre. I curdi storicamente, anche in modo un po' furbesco, accusano il mondo occidentale di averli traditi dopo le promesse di Stato indipendente durante la Prima Guerra Mondiale, al momento degli accordi Sykes-Picot, eccetera, eccetera, 1916, 17, 18, conferenza di Rapallo, Parigi. Ma in realtà, poi se uno va a leggere tra le pieghe della storia, scopre che i curdi erano già allora tribali, divisi. Io faccio sempre questo esempio: nel 1996, storia che ricordo perché ero lì, quindi la posso testimoniare in prima persona. Nel 96 siamo a 8 anni dal famoso bombardamento con le armi chimiche di Al-Abja, dove le truppe di Saddam Hussein e Ali Simawi, suo uomo, Ali il chimico, uno dei parenti di Saddam, che comanda le brigate irachene nel nord, che metodicamente uccide migliaia, spara 5-6 mila solo in Al-Abja, ma poi molto di più, spara 100-200 mila curdi gassati, distrutti con le armi chimiche e massacrati in Kurdistan negli anni 90. Nel 96 Talabani, cioè Barzani,
Barzani, il leader che oggi è il presidente della, che adesso è, che è dimesso, ma comunque il leader della, della zona autonoma curda che fa capo Erbil, chiama Saddam per fare la guerra contro talabani, che è l'altro leader curdo che controlla la regione di Sulimania legata all'Iran. Quindi addirittura all'interno della piccola enclave curda, due anime della, così, della, dell'entità curda si spanno la guerra, si mettono le linee nei, nei campi, parlano contro l'un l'altro. E oggi abbiamo assistito a un elemento clamoroso che forse in Italia non è stato tanto sottolineato, ma forse i nostri ascoltatori se lo ricordano. A settembre Barzani, cioè il presidente della regione autonoma curda del Nord Iraq, indice un referendum per la creazione di uno Stato indipendente, cercando di cogliere la palla al balzo dopo il loro ruolo, il riconoscimento internazionale in, in Occidente per il ruolo dei curdi nel combattere contro l'ISIS, cercando di avere uno Stato indipendente. Ma questo avviene contro tutti i suggerimenti, le indicazioni e i consigli che arrivano dall'Occidente, dagli americani, dall'Europa, dall'Italia. L'Italia aiuta i curdi, manda missioni, ma anche tramite la Chiesa, col Vaticano, di aiuto in mille modi. Addestriamo i loro uomini, abbiamo costruito, abbiamo, stiamo riparando la diga di Mosul che serve a tutti. Insomma, abbiamo un ruolo importante. E gli diciamo no, Barzani, non lo fare adesso, non è il momento. L'Iraq che si scinde, che si divide, che si compartimentalizza, non va bene. E lui lo fa perché sente che sta perdendo consenso, vuole intanto muore il leader talabani e vendono il potere a Sulimania i, i due figli, che sono molto meno come dire, legati a, all'Iraq della, del nonno del, e del padre del vecchio talabani, e gli fanno la fronda contro, e cioè si schierano con gli iracheni, si schierano con gli iracheni e combattono contro Barzani, tant'è che la caduta di Kirkuk, assolutamente indolore, dell'enclave petrolifera che Barzani aveva voluto includere dopo il 2014, ritorna grazie all'intervento dei due, dei due figli di talabani in mano irachena. Quindi ci sono, questo è un discorso molto complesso, ma ci sono delle fazioni, delle faziosità, delle divisioni gravissime interno al fronte curdo che hanno visto questa piccola minoranza importantissima essere causa del proprio dramma. Cosa che invece, e qui finisco perché è un discorso lunghissimo, ma comunque non avviene in Siria, perché i curdi siriani hanno guardato agli errori commessi da Barzani e da talabani, sono rimasti uniti, e cosa propongono a Bashar Assad? Non propongono la scissione, non dicono noi vogliamo creare uno Stato autonomo indipendente alla luce del dramma che sta succedendo in Iraq ai curdi, ma parlano di autonomia, parlano di un regionalismo accentuato, di uno Stato con forti autonomie regionali, ma della confederazione, ma certamente non parlano di creare uno Stato autonomo curdo in Siria, perché se questo avvenisse verrebbero schiacciati dalla Russia, dall'Iran, dal regime di Bashar al-Assad, ma soprattutto dalla Turchia di Erdogan, che tutto vuole tranne che l'indipendenza curda. Giusto per mettere i puntini sulle i. Benissimo. La Turchia. Lorenzo, credo che sei stato molto chiaro, ha inquadrato, Luca mi può correggere se ha inquadrato veramente la storia di Azhar, in che contesto regionale, territoriale, sociale e politico vive e si muove. Per concludere, se permetti una domanda, noi abbiamo detto all'inizio che quest'anno si è festeggiato il Natale, possiamo dire che con la sconfitta dell'ISIS tutto è terminato, oppure
oppure i pericoli esistono ancora di un ritorno di una guerriglia, di una guerra tipo quella del califfato? Se posso inserirmi così, Cremonesi, chiedo scusa, se posso inserirmi per chiudere anch'io con una domanda, magari così Cremonesi risponde a entrambi, tutta questa realtà che abbiamo raccontato così complessa ci riporta anche un altro aspetto che nel libro Azar viene sottolineato, che è la persecuzione e la sofferenza dei cristiani. Anche questo è uno degli elementi principali di questa testimonianza che Don Luigi Ginami ha voluto raccontare, che alla fine diventa una fonte anche di notizia. Quindi questo tema della sofferenza e della persecuzione dei cristiani che rimane all'interno di questa situazione così complessa, Cremonesi, del Medio Oriente. Certo, no, allora, soprattutto diamo una nota positiva, perché non si può sempre insistere sul male. La nota positiva è che l'orrore del califfato è per il momento battuto. Questo è importantissimo dirlo, perché, signori, nel giugno 2014... Questo è importante. Questo è importante, perché nel giugno 2014, per cui prende le mosse il libro di padre Bignami, tutto sembrava, tranne che in così poco tempo si potesse arrivare a battere questo fenomeno terrificante che era il mondo. Quindi questo bisogna dirlo, perché sennò veramente perdiamo e diventiamo dei relativisti sempre pessimisti, mentre invece questo bisogna dirlo. Quindi c'è un grande passo avanti. ISIS è stato battuto per quello che era ISIS, cioè ISIS si differenziava da Al-Qaeda, dai movimenti jihadisti che l'avevano preceduto, da questa dimensione territoriale, da essersi creato il califfato, cioè una sorta di semistato autonomo transnazionale sunnita a cavallo tra Iraq e Siria. E questo non c'è più. E questo quindi vuol dire anche cessa l'ispirazione per i jihadisti locali, nostrani in Europa, non a caso sono diminuiti i pericoli degli attentati. Adesso non voglio dirlo troppo alta voce perché è meglio non dirlo, ma insomma l'altro giorno a Parigi si è celebrato Natale, Capodanno, ma folle per la strada, e non è avvenuto nulla, come anche a Berlino, come anche nelle grandi capitali europee. Quindi questo bisogna dirlo, perché sennò veramente siamo sempre lì a crogiolarci nel male, nella paura. Detto questo, c'è una cosa che bisogna dire, che bisogna aggiungere, e cioè i cristiani che stanno senz'altro meglio, che hanno in Iraq, sono più ascoltati, ma anche in Siria sono ascoltati tanto, hanno il compito dopo, loro hanno un grosso problema, prima di tutto perché c'è stata una fuga di cristiani dall'Occidente, purtroppo una delle conseguenze deleterie del terrore del califfato è stato che tanti cristiani sono letteralmente partiti, fisicamente la comunità cristiana che già era in crisi, specialmente in Iraq, si è ulteriormente assottigliata, stiamo parlando di un terzo di cristiani su 1.200.000, 1.300.000 che erano 10-15 anni fa, rimasti 300-400.000 cristiani, quindi c'è stato un esodo terrificante, stiamo parlando delle culle del cristianesimo mondiale, Karakosh, Arkosh, Mosul, Ninive, stiamo parlando di monasteri antichi oltre 1.000 anni, posti incredibili, testimonianze incredibili della civiltà cristiana e occidentale in quella parte del mondo, cristiana, direi, lasciamo perdere occidentali, cristiani. Stiamo parlando delle culle del cristianesimo che sono state prima violentate e poi svuotate, e i cristiani che rimangono sono veramente pochi rispetto a quelli che c'erano prima, ma non prima 100 anni fa, 10-15 anni fa. E, però, è quello che cercavo di dire prima, qui è importantissimo ricreare una pace sociale, e per creare la pace sociale, qui finisco, occorre in tutti i modi reintegrare, ridare legittimità, status politico e sociale all'elemento sunnita. La grande sfida adesso è la sfida sciiti sunniti. Se i sunniti rimarranno minoranza in Iraq e in Siria, maggioranza perseguitata, si creeranno le condizioni per una ISIS 3, ISIS 4, Al-Qaeda 5, chiamatelo come volete, però si creano le condizioni per un altro movimento estremista sunnita. Grazie. Lorenzo,
sei stato chiarissimo, veramente ci hai illuminato sulla situazione. E questa è una situazione politica difficile. A me viene in mente quanto va ripetendo in giro per il mondo Papa Francesco, il perdono se si vuole trovare un punto d'incontro, il parlarsi, il dialogare, dal dialogo nasce la pace. Luca, volevamo fare uno stacco musicale. Grazie a voi, grazie Luca Collodi, capo redattore di Radio Vaticana, e grazie a Lorenzo Cremonese, inviato del Corriere della Sera. Un stacco musicale, poi apriamo le telefonate. In the family. Amici di Radio Mater, stiamo trasmettendo Volti di Speranza, rubrica cura della Fondazione Santina. In studio con noi il giornalista Enrico Viganò. Apriamo ora le nostre linee telefoniche per i vostri numeri in diretta.
031-646-000 per telefonate e i vostri interventi nella diretta radiofonica, oppure inviate un messaggio al numero 331-7914-523, oppure se volete scrivete una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Riprendiamo in questa seconda parte. Abbiamo fatto una mezz'oretta molto intensa, direi. Esattissimo. Anche perché ci siamo fatti 20 anni di storia del Medio Oriente come se fosse un bigino e ci siamo accorti in che ginepraio ci stiamo muovendo. C'erano tante domande da fare sia a Luca che a Lorenzo Cremonesi, ma ovviamente il tempo è tiranno e dobbiamo necessariamente fermarci. Però Cremonesi ci ha illuminato. Tu ci hai fatto capire tante cose. Adesso apriamo il telefonato, ascoltiamo appunto quanto voi avete da contribuire in questo tema che riguarda la presenza dell'ISIS in Iraq e in modo particolare del libro Azar, la mamma yazida schiava di Daesh. Abbiamo già una telefonata? Sì, abbiamo Enrico. Sì, buonasera Enrico. Buonasera a tutti voi e radioascoltatori di Radio Mater, che ringrazio per il gradito intervento. Allora, passo subito alla premessa che prelude alla mia domanda, che è la seguente. Nell'introduzione al bellissimo libro di Azar, leggiamo dopo il padre Yosha Sana, perdonatemi se la pronuncia magari non è corretta, parlo di Mengesh Duhok nel Kurdistan iracheno, che l'Occidente forse non crede alle indicibili difficoltà che i cristiani vivono in Medio Oriente, ma non solo, a causa dei gruppi fanatici degli islamisti, in particolar modo dell'ISIS. Io aggiungerei che la questione non è che gli europei non credono, la questione è che alla stragrande maggioranza degli europei non interessa questa cosa, purtroppo. Don Ginani, all'inizio del suo bellissimo libro, si pone la domanda: perché vado laggiù? La risposta che si dà è la più semplice e bella allo stesso tempo, per capire e condividere. Capire perché tante persone che vivono di certo in una società meno ricca, meno comoda, meno evoluta rispetto alla nostra, messo di fronte alla scelta di convertirsi all'Islam o perdere tutto, spesso la stessa vita, scelgono di rimanere fedeli a Cristo. Don Ginani si chiede che tipo di cristiano sia lui stesso, si chiede se messo di fronte allo stesso modo, alla stessa scelta, avrebbe agito come queste persone che ha incontrato e toccato con mano. A tal riguardo descrive un episodio bellissimo occorso a due anziane donne che lui poi cita come due luminosi esempi per la comoda Europa. Di seguito ci avverte che l'Islam sta prendendo sempre più piede in Europa e in Italia, lentamente ma inesorabilmente. Ci sta colonizzando, mi ricordo una certa Oriana, perché nelle nostre società imbottite di stili, valori e falsi idoli, tiene sempre meno il coraggio e l'orgoglio della nostra identità cristiana. Abbiamo timore, a volte vergogna, di professarci cristiani, temiamo di disturbare e offendere persone di religioni diverse, esponendo crocifissi, immagini sacre o presepi. Stiamo dunque rinnegando la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra fede, noi stessi. Ecco le mie domande. Come è potuto accadere? E come può continuare a accadere tutto questo? Quali sono le nostre responsabilità individuali? Quali quelle della Chiesa? Quali quelle dei nostri governanti? Don Ginani, da veramente un uomo di fede, quale è, ci dà una risposta, dicendoci che da anni il nostro cuore si è insuperbito. Abbiamo pensato di essere come Dio. Sicuramente è così, ma da semplice uomo, da stare quale io penso di essere, credo vi siano altre gravi responsabilità e motivi da ricercare, alle quali dare una risposta che potrebbe aiutare tutti noi cristiani. Grazie a voi. Grazie Enrico. Grazie mille. Grazie Enrico, grazie tanto per questo intervento. Rispondiamo, adesso stacchiamo la linea, così lasciamo anche lo spazio per altre telefonate. Gli interrogativi che pone Enrico sono veramente
drammatici, Roberto. Come è potuto accadere questo? Ora, Azar, ricordiamo che Azar è una donna non cristiana, ma yazida. E gli yazidi sono di etnia curda, non parlano arabo, ma curdo. E in questa terra in cui arabo, curdo e caldeo convivono senza spesso comunicare, e qui sto leggendo appunto la spiegazione di chi sono gli yazidi. Hanno una religione orientale che si rifà a Taus Malek, l'angelo caduto dal cielo, che attende da Dio di essere nella sua misericordia. In passato, che attende da Dio di essere nella sua misericordia perdonato. In passato, falsamente, sono stati creduti adoratori del demonio, mentre sono gente semplice e buona che vive una religione complicata fatta di regole bizzarre. Per questo motivo i musulmani e Daesh in modo speciale odiano profondamente gli yazidi come odiano i cristiani. Questo ho voluto dirlo e sottolinearlo perché è interessante che in questo libro si parla non di cristiani. La Chiesa si piega verso chi è in difficoltà, verso chi è nella necessità. Il Santo Padre tante volte ha preso parole per difendere persone che sono perseguitate in tutto il mondo, recentemente anche in Myanmar e in Bangladesh con i Rohingya. E questo per dire che questo libro, Volti di Speranza, questo libro Azar della collana Volti di Speranza, si china su chi ha necessità. Come è potuto accadere questo? Enrico, secondo me è accaduto perché noi in Occidente non vogliamo pensare a tante cose. Stiamo nel nostro piccolo. Quante volte abbiamo letto e abbiamo sentito parlare di stragi anche in Africa, di decine e decine di cristiani che sono morti. Eppure la notizia è sempre in basso, in piede alla pagina dei giornali. Abbiamo responsabilità noi, sicuramente abbiamo responsabilità. Credo che la nostra responsabilità maggiore sia quello di far finta di non vedere. E questa è una grossa responsabilità, perché se non vogliamo assumerci le nostre responsabilità e far sapere, scuotere anche i nostri politici, anche l'ambiente in cui noi viviamo, per far sapere cosa sta succedendo, è chiaro che poi queste cose accadono. Ma abbiamo un'altra telefonata. Sì, abbiamo in linea Rossana. Sì, Rossana. Buonasera. Buonasera, Rossana. Io volevo farvi forse più di una di domanda. Sì, scusatemi. Dica. No, dica. Azar è una grandissima donna che è riuscita, con l'aiuto di Dio, a fuggire da una prigionia terribile. Mi domando e vi domando, ma dove sono finiti i diritti umani per le donne e i bambini? Il femminicidio, di cui tutti i giorni si parla nella nostra bella Italia, è uno zuccherino in confronto? Sono una nonna sessantottina, sottolineo nonna perché pensare a bimbi che soffrono e che vedono scene di violenza mi fa tanto ma tanto male. Ma le lotte fatte nel lontano 68 con le mie coetanee per la parità dei diritti delle donne, per la libertà femminile, che fine hanno fatto? Ditemi voi. Siamo nel 2018, 50 anni dopo, ci sarà un minimo spiraglio di luce che ci faccia uscire da questo tunnel chiamato ISIS, Daesh,
o integralismo assoluto? Queste sono le mie domande. Grazie, grazie Rosanna, sono domande molto impegnative anche queste, anche questa. Roberto, possiamo dare una risposta? Ma oddio, è una domandona veramente grossa. Oddio, io capisco benissimo che si debba convivere necessariamente con un mondo dove violenza, discriminazione, sangue necessariamente ci sono. Io però penso che bisogna in ogni caso guardare con ottimismo al futuro. In fondo Rosanna citava il 68, dal 68 al 2018, dopo 50 anni, su via, un po' di passi ne abbiamo fatti. È vero che forse anche il ritmo martellante di tantissima comunicazione o informazione, chiamiamola informazione, che ci bombarda, ci dà una dimensione forse esagerata qualche volta dei problemi. Io sono comunque ottimista, nel senso che non lo so, qualche volta tra me e me mi dico, ma anche da cristiano, ma anche non cristiano, noi stiamo lavorando, pregando, stiamo faticando per un mondo dove, un mondo felice, un'eternità felice, in fondo è questo a cui aspiriamo, ok? Gesù Cristo 2000 e rotti anni fa ci ha tracciato una strada dicendo ci arriviamo, e quindi ci arriviamo, saremo necessariamente, saremo costretti ad essere felici. L'unica cosa che mi fa un po' paura, ma non neanche paura, così mi fa pensare, è quante sofferenze ci infliggeremo a vicenda prima di capire che il nostro futuro è necessariamente e solo quello di essere felici insieme. Quindi a Rosanna direi mettiamoci il nostro pezzettino, togliamo quella piccola sofferenza. A noi forse viene chiesto solo questo, però il futuro sarà sicuramente un futuro di felicità, e noi siamo chiamati a metterci il nostro pezzettino. Ecco, grazie, grazie a Rosanna e grazie alla risposta che ha dato Roberto. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, abbiamo in linea Pierandrea. Pierandrea, sì, buonasera. 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 Io volevo intervenire appunto sul tema e mi riallaccio all'ultima considerazione che è stata fatta, perché leggendo il libro di Don Ginanni, quello che mi ha colpito è stato, oltre chiaramente la storia drammatica di Azzarra, è stata la sua reazione quando è finita la loro chiacchierata in mezzo a quattro traduzioni, e ha detto grazie a Don Gigi perché è andato fino in Iraq per ascoltare la sua storia, e lei ha detto la mia storia è solo da dimenticare, è una storia molto brutta, però il fatto che tu, padre Gigi, mi hai ascoltato, mi dà un segno di speranza. Ecco, quello che voglio dire, e volevo avere la vostra opinione in merito, è se noi nel nostro piccolo, scusate, senza magari poter andare in Iraq a fare questi interventi, potremmo ascoltare le storie delle persone che fuggono dagli inferni, come quello di Azar, che arrivano da noi e che forse dovremmo ascoltare e considerare di più, e dargli così un conforto, oltre che materiale, anche umano. Sì, un'ottima domanda, Roberto, sì. Grazie a Pierandrea, sì. Grazie. Un'ottima domanda, perché ci mette in crisi, noi in questi mesi abbiamo visto tanti, e anche in questi primi giorni dell'anno, tanti immigrati che arrivano e dicono cosa vengono giù a fare, che stiano al loro paese, Roberto. Certo, poi dicono, ma o Negar sta al tuo paese, poi si accorge che il nero che stai apostrofando è nato a Gallarate. Vabbè, questo permettimi la battuta. Al di là di quello, era quello in fondo che stavo provando a dire a Rosanna. A Pierandrea direi proprio questo.
Il fatto di leggere questi libri, lasciarci coinvolgere da queste storie, darci qualche momento di riflessione, sono un'occasione per concretizzare poi nella nostra quotidianità. Parlavamo un paio di trasmissioni fa di questi libretti come una sorta di Erasmus della solidarietà. Quindi queste esperienze che ci vengono dall'estero, da esperienze in paesi lontani molto difficili, non fanno altro che o potrebbero darci tutta una serie di input per concretizzare nella quotidianità nostra questo messaggio, questa capacità di accoglienza, di attenzione, di perdono, di redenzione, eccetera. Prendiamo questi libretti come un'opportunità. Dicevo prima a Rossana, in fondo a noi viene chiesto di fare il nostro piccolo pezzettino. Grazie a Dio non siamo Dio e quindi possiamo anche, non dico accontentarci, ma tentare quel poco che possiamo tentare. Se non lo facciamo però, no, non ci siamo, abbiamo perso il nostro treno, ecco. Io volevo aggiungere e leggere un passo del libro di Azar. Quando Don Luigi Ginami parla di un altro rifugiato nei campi per profughi e poi conclude dopo questa storia, non possiamo parla di Cristina e Shiranox. Non possiamo pensare di rimanere insensibili alle testimonianze cristiane di valore assoluto a confronto con la nostra rammollita Europa, che non è più in grado di produrre testimonianza e coerenza. Mi interrogo su che fine faremo tutti se non saremo capaci di tornare a essere come gli uomini del campo di Davidia. E questo ci deve mettere in crisi. Questo libro è un libro di speranza, ma anche un libro che ci deve far cambiare, che ci deve convertire nel senso di coinvolgerci maggiormente. Ma vediamo se c'è un'altra chiamata. Sì, abbiamo in linea con noi Franca. Franca? Sì, buonasera. Buonasera Franca. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Lei ha un intervento su che tema, quale punto l'ha colpita maggiormente di questa storia di Azar? Allora, volevo chiedere, l'Occidente ricco potrà mai dare delle risposte agli interrogativi di Azar e di altre donne nelle sue condizioni che vengono schiavizzate e private dei fondamentali diritti umani? Noi come Fondazione Santina cerchiamo di dare il nostro contributo economico, che è una goccia nel mare, ma soprattutto un contributo di vicinanza e di affetto nei confronti di queste donne mortificate della loro dignità. E in questo ci dà un grande esempio Monsignor Ginami durante i suoi viaggi, perché vive in mezzo alle sofferenze di queste persone condividendo con loro tutto. Grazie a lei, Franca. Mi sembra questo il momento di... Sì, esatto, questa è una domanda a cui può, anzi deve rispondere il nostro Emanuele. Che questa sera non abbiamo ancora sentito, ma è sempre vicino a noi. Ci devi scusare, Emanuele, ci hai seguito in diretta tutta la serata. Però ti lasciamo il momento finale, il momento più importante dell'arrivo al termine per rispondere innanzitutto a Franca e anche per dire
cosa fa Fondazione Santina, non solo in queste zone di cui abbiamo parlato questa sera, ma anche in altre parti del mondo. Bene, buonasera a tutti, ringrazio Franca per la domanda che mi permette di ricordare che l'associazione Amici di Santina Zucchinelli, che nasce nel luglio del 2013 e pochi mesi dopo, nel marzo 2015, la Fondazione Santina nasce da una storia di dolore, che è la storia di mamma Santina, la mamma di Monsignor Ginami, che fa nascere una volontà in tutti noi, che è quella di condividere il dolore in Italia e un po' in giro per tutto il mondo. Ecco, questo perché la premessa di ogni viaggio di solidarietà è quella della condivisione del dolore. Come dice Franca, noi dal punto di vista così di opere, che abbiamo chiamato opere di luce in un libro che ha avuto un buon successo, è quella, cioè le opere le ci riempiono d'orgoglio, ma quello che vogliamo portare avanti innanzitutto è la condivisione del dolore. Lo ribadisce Ginami, Monsignor Ginami, nel libro di Azzara, pagina 15, dice: il primo tentativo di ogni viaggio di solidarietà è quello di abbattere muri e frontiere e di condividere la vita di queste persone. Essendo vite piene di sofferenza, di dolore, vogliamo condividere proprio questo dolore. La pagina successiva, la sera prima di partire, dice: non vado in Iraq per aiutare, ma vado per essere aiutato e ritornare più umile e discreto. Fatte queste premesse, cosa abbiamo realizzato in Iraq? Soprattutto 10 adozioni di stanze, una riguarda proprio Azar, le altre 9 sono bambine a cui è stato strappato il papà, è stato strappato soprattutto la mamma, resa schiava come è stata per Azar. Abbiamo realizzato 3 aule di catechismo, come descrive bene il libro, da pagina 87 in poi, le parrocchie di Padre Yosha, le parrocchie di Araden e Mangesh non hanno più nulla di ambienti, di strutture che possono ricordare una parrocchia, perché sono stati tutti adibiti ad ospitare questi profughi, questi cristiani, questi yazidi che sono fuggiti per non essere uccisi, è diventato un campo profughi. Per cui la prima richiesta di Padre Yosha è stata quella di 3 aule di catechismo, perché aule di catechismo non ce n'erano più, erano stati tutti gli ambienti, erano stati adibiti ad ospitare queste persone e sono state realizzate da Raden per una spesa di 15.000 euro. Mi permetto di ricordare i soldi, ma Don Ginami vuol sempre che ricordiamo a tutti dove vanno a finire i soldi che raccogliamo in solidarietà. L'altro progetto importantissimo che stiamo realizzando è un posto a Mangesh, voluto proprio da Padre Yosha, perché l'acqua è simbolo di vita, è simbolo di rinascita. E qui dobbiamo ringraziare la Fondazione San Michele Arcangelo, il cui vicepresidente è il comandante della Gendarmeria Pontificia, dottor Domenico Gianni, per il contributo che ci ha dato. Ecco, mentre parlavi, Emanuele, a me è venuta in mente una frase, l'invito ripetuto di Papa Francesco, quando ha detto a tutte le parrocchie d'Italia e a tutti anche gli istituti religiosi di accogliere gli immigrati, di accogliere gli immigrati. Tu stavi dicendo che non ci sono più spazi delle parrocchie se non per l'accoglienza. Tutti gli spazi sono stati adibiti per accogliere i profughi. Ecco, qui è un altro esempio che ci viene da quella zona martoriata. Ascoltiamo e impariamo anche per noi. Sono gli immigrati che arrivano in Italia, sono tanti, sì, ma non sono rapportate anche alla popolazione come quelle che hanno accolto questi cristiani di questi paesi della zona della piana di Ninive. E
Abbiamo un messaggio che Massimo adesso ci leggerà. Il messaggio dice: vorrei testimoniare la mia personale esperienza di apertura alla parola di Dio. Non abbiate paura. Ho detto sì al matrimonio di mia figlia con un musulmano praticante. Preghiamo insieme. Lui al mio e suo Dio ed io con la mia corona del rosario. Abbiamo affrontato ben pensanti, persone che ci hanno allontanato. Ancora dopo 10 anni abbiamo da dimostrare che la vera fede non ha nome. Il resto è demoniaco. Enrica. Enrica, grazie. Grazie anche per questa testimonianza. Roberto, sì, Emanuele, ci stai ancora seguendo? Oh, ecco, e questa è una testimonianza positiva. È una testimonianza anche di luce e di speranza, perché il dialogo, come abbiamo detto durante la trasmissione, è possibile, però dobbiamo volerlo. Roberto? Sì, ma in effetti quando prima, forse con un po' di enfasi, forse un po' con un eccesso di ottimismo, parlavo di questo futuro di felicità a cui siamo necessariamente destinati, pensavo proprio a queste piccole, grandi cose che succedono tutti i giorni di fianco a noi. Certo, lo sappiamo benissimo, il bene non fa notizia e quindi i giornali, le televisioni non venderebbero se parlassero solo di bene, o no? Per cui il male paga di più. Però prendiamocelo un po' anche come impegno personale, guardiamoci intorno nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, nel nostro posto di lavoro. Ci sono tantissimi, tantissimi segni di questa felicità che sta arrivando. E forse questo può essere uno stimolo anche per noi a metterci più voglia nel nostro pezzettino. Aggiungo una sintesi dell'episodio di cui parla padre Don Luigi Ginami nel libro. Daesh ha reintrodotto la schiavitù mettendo in vendita le donne yazide catturate in varie località. Ci sono però anche episodi consolanti, come quello di un musulmano di buon cuore che ha comprato 3 di queste donne solo per poterle liberare e restituire alle famiglie. Altri acquirenti sembrano essere stati mossi da ben altre motivazioni. Ecco, questo è un esempio in tanta violenza, ecco, c'è sempre un fiore, nasce sempre il fiore della speranza. Emanuele, un flash finale. Ma chiudo con 2 righe, pagina 89, anche questo è un messaggio di speranza in un libro, in un libretto così pieno di dramma e di sofferenza. I cristiani fuggiti da Mosul e dalla piana di Nidile non hanno smesso di essere cristiani per paura, no, assolutamente no, ma al contrario hanno incrementato la loro vita di preghiera e di fede. È aumentato il numero delle confessioni e tutti i bambini vanno al catechismo. Ecco, in tanto dolore, ecco il messaggio di speranza che fa vedere una luce in fondo al tunnel. Ecco. Grazie, grazie. E concludiamo con il ricordo bello, molto bello. Siamo qui a Radio Mater, non accennarne. In Iraq non c'è una bella vita, ma la buona vita, quella sì. Entrando nei container e nei caravan, lì ho trovati tutti i ricolmi di immagini sacre che riguardavano Gesù, la Madonna e i numerosi santi che questa chiesa caldea venera come la mamma dei Maccabei. In Italia, nelle nostre case, sono sparite le immagini religiose. Non si porta più al collo la croce. Le donne non si velano il capo entrando in chiesa. E così stiamo preparando l'invasione di Daesh, perdendo la nostra identità religiosa. Timorosi di fare un segno di croce davanti a una chiesa o a un'immagine sacra. Chi di noi tiene in tasca la corona del rosario? Chi va al catechismo?
chi partecipa alla messa della domenica e chi si confessa, e così spianiamo la strada all'islamismo in Italia. Dobbiamo fare qualcosa e lo dobbiamo fare presto, prima che sia troppo tardi. E poi abbiamo purtroppo un maledetto senso di sicurezza. Ecco, questo quanto vi ho letto è anche una risposta alle domande che ci hanno fatto gli ascoltatori questa sera. Ci vuole maggior coerenza con il nostro credo. Io volevo due velocissime considerazioni. Prima, è stata una serata densissima. Se avessimo avuto 7, 8, 10 ore avremmo potuto sviscerare, perché c'è ancora molto. Però abbiamo un'occasione, abbiamo un altro libro sull'Iraq, Nasrin, che penso prima o poi affronteremo, quindi avremo l'occasione per ritornare su questi argomenti. Poi un'altra, chiamiamola comunicazione privata, facciamo gli auguri a Luca Collodi. Luca Collodi che sta partendo ormai. Sì, settimana prossima, settimana parte per il Cile con il Santo Padre. Sapete che lunedì prossimo il Santo Padre andrà in viaggio apostolico in Cile e poi in Perù. E Luca, il nostro Luca, va a preparare la strada al nostro Santo Padre. Grazie Luca, grazie a Lorenzo Cremonesi, grazie ad Emanuele. E tutti quelli che sono intervenuti questa sera, tanti. A coloro che sono intervenuti, grazie a Roberto, e un caro abbraccio da Enrico Viganò. Buonanotte. Señor.